Benvenuti ragazzi in questo nuovo gameplay di Final Fantasy 9. Ho deciso di portare questo gioco perché è un gioco a cui tengo molto, ha fatto parte della mia infanzia e ho deciso di fare una run così, tanto per. Non sarà una run dove prendo tutto, tutte le cose, completo il gioco al 100%, ma semplicemente andrò avanti anche per mantenere la difficoltà del gioco. Iniziamo. Io starò muto davanti alle scene in CGI perché sono fatte veramente bene e quindi a voi. È buio pesto. C'è nessuno? Vabbè, ti mette il tutorial così a schermo. Non mi ricordo se nella versione PS1 c'era. Io lo sto giocando da PC, lo sto giocando con una mod che migliora i fondali degli sfondi. I vecchi Final Fantasy PS1 avevano degli sfondi come fondale. Non erano caricati in engine come ad esempio Final Fantasy X. Scenerante prima vista. Tipo idrovolante di lusso con teatro. Peso 8.235 tonnellate. Capacità 288 passeggeri. Combustibile energia della nebbia. Fabbricante cantiere Zebolt. Matricola Lindblom 17812. Ci danno già delle informazioni su dove possiamo trovarci. Comunque, già ci sono dei misteri dalla prima scena del gioco, cioè abbiamo queste due ragazze in una barca nel mezzo di una tempesta e poi la stessa ragazza che si risveglia, a quanto pare sembra essere un sogno oppure un evento realmente accaduto. Ok, accendo le candele. Chi è? Io terrò i nomi originali, quindi terrò i nomi originali per dare più coerenza alla storia. Non mi è mai piaciuto modificare i nomi, anche se da bambino lo facevo, chiaramente. Ehi amico, sei in ritardo. Scusate, il boss dov'è? Ancora non è arrivato. ATB. Quando la barra ATB è piena, clicca i comandi per assegnarli ai personaggi. Se diversi personaggi sono pronti ad attaccare, scegli quale usare cliccando il suo nome.
Puoi anche cliccare un personaggio o un nemico per prenderli di mira. Ruba. Ruba. A quanto pare hanno tutti ruba questi personaggi, quindi evidentemente sono dei ladri. Il primo boss è abbastanza strano, cioè parla. Come gli altri Final Fantasy c'è la TB, quindi c'è una barra e quando si riempie possiamo fare l'azione, quindi attaccare, difenderci, castare magie. Non è un sistema a turni come quello del, come il 10 ad esempio, che lì sono proprio vecchio stampo. Ci sono degli oggetti da rubare in alcune boss fight che sono veramente veramente difficili, quindi passerò oltre in quel caso, non rimarrò lì ore e ore a cercare di rubare il singolo oggetto. Pecciotti, 4 colpi allora li sapete dare, eh? Su, comincia la riunione, eh? Questo gioco è veramente fantastico perché a livello di localizzazione hanno fatto un lavoro fenomenale. Abbiamo alcuni personaggi che parlano il dialetto di certe regioni d'Italia e è stata una grande mossa di adattamento perché in originale avevano dei dialetti giapponesi, delle forme diverse di giapponese, hanno pensato di mantenerle, quindi di trasporle in italiano, e veramente hanno fatto un lavoro eccezionale. Ripassiamo il piano di oggi. Ah, siamo diretti verso il regno di Alexandria. Una volta lì, noi, la temuta banda Tantarus, rapiremo la principessa. Te spiego io come famo. Fra un po' arriviamo al regno di Alexandria con sta nave, giusto regà? Attraccamo, scendemmo, e qua faccia indifferente, recitiamo al teatro un'opera che si intitola Sarò il tuo passerotto. Marcus, mi raccomando, sei il protagonista, non ci tradì. Tranquillo, io faccio teatro e Gidon e Blanc fanno rapimento. Vedrai che casino li facciamo nel castello. Anche se a me gli scarabuli fanno proprio schifo. Ma il lavoro è lavoro. Poi sarà il tuo turno, Gidon. Ricevuto. A quel punto rapisco la regina Bran. Bravo, sì che hai capito tutto, picciotto. Certo. Noi vogliamo quella cicciona. Questa qui ovviamente è una scelta sbagliata, ho scelto di proposito. Se tu la sbagli 60 volte, mi pare, praticamente arriva un personaggio che vedremo dopo e ti dà del coglione. Perché, cioè, è una grande chicca. Bravo, picciotto. Rapirai la principessa Garnet, eh? La donna più bella che il regno d'Alexandria abbia mai avuto. Io, ragazzi, non so fare per nulla i dialetti, quindi improvviso e basta. Fantastico. Borgo di Alexandria.
sei fatto male? Tieni il tuo biglietto. Ciao! Senza troppe presentazioni ci ritroviamo davanti a questo bambino col cappello da Merlino, quindi è sicuramente un mago. Possiamo tornare indietro a prendere alcuni segreti. Carta zombie. Eh sì, c'è un gioco di carte all'interno di questo gioco, proprio come minigame. Per gli aristocratici è uno status symbol venire a teatro ad Alexandria. Aristocratico. Non sembra un bimbo del borgo, tantomeno figlio di aristocratici. Tutti questi ragazzini sono proprio fastidiosi. Hanno fatto un lavoro veramente. Hanno dato la R moscia a tutti gli aristocratici. Carta Sagin. Per chi l'avrà già giocato, aia, levati di mezzo. Per chi l'avrà giocato starà notando la qualità dei fondali che questa mod che ho installato dà. Questo di disegno mi fa venire il mal di mare. Uff, nonnina. Nonnina, uff, ancora un po'. Eccomi, sono pronto. Io no, non ho ancora finito il vestito per Alia. Perché intanto non vai all'osteria? Sempre la stessa storia, quando si tratta della nipote si dimentica pure del teatro. Hai trovato 9 ghil che la vecchietta teneva nascosti. Stiamo andando a rubare in casa degli altri. E questo ha una particolarità che praticamente... E fa strano se ci pensate. Vabbè, ci sono tantissime cose nei videogiochi che sono strane. Se apportate alla vita reale. Dicevo, ho installato questa mod, la Moguri mod, che aumenta la qualità dei fondali e porta il gioco a 16 noni, perché ovviamente era in 4 terzi, essendo un gioco PS1 ovviamente. Signore e signori, venute da Toleno, prego il castello di Alexandria da questa parte. A quanto pare c'è una festa, un evento importante dove i nobili si stanno riunendo. Visto che belli i nobili. Ah sì. Hai trovato 27 guil. Al lavoro, al lavoro. Carta gelatina. Stasera si prevede un bel giro di clienti. Peccato che facciamo lo spettacolo solo una volta all'anno. C'è uno spettacolo. Uffa, proprio oggi che c'è lo spettacolo a teatro. Ehi, ma tu hai il biglietto per lo spettacolo di oggi? Presto, vai subito al botteghino in piazza. Fatti mettere un timbro dal bigliettaio, così puoi entrare nel castello. Buongiorno. Oh, un negozio di oggetti. Alla fine non ne avremo più di tanto. Cioè, ora come ora non ci serve nulla. E comunque non credo che ci servirà più di tanto. Aristocratica.
I fiovi di Alexandria sono davvero un bijou. Piacciono anche a lei i fiovi? Abbiamo lavorato 30 anni, alla fine siamo riusciti a comprarci 2 biglietti per lo spettacolo. Dopo tanti sacrifici, una bella soddisfazione. Minchia, 30 anni di lavoro. Oggi non lavoro, vado a teatro con mia moglie. Etere. Panacea. Vorrei chiudere il negozio, ma se questo non se ne va, quale spada mi compro? Non riesco a decidermi. Cercasi soldati, il regno di Alexandria ha bisogno di giovani prestanti, coraggiosi, valorosi e amanti della giustizia. Combatti anche tu per la tua regina, comandante squadra Pluto. Tre valorosi, dedicato ai tre valorosi soldati Plutò deceduti nella 15ª guerra di Lindblum nel 1601. La 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 la, ho nascosto le mie preziose 3 carte in un posto segreto. Va bene. Effettivamente le 3 carte che ha nascosto sono trovabili. È bello sapere che venendo qua puoi sapere che sono sue. Giochi anche tu? Questo minigioco è l'inferno. Per ottenere tutte le ricompense devi arrivare a 1000 salti e è veramente difficile, richiede tempismo e memoria muscolare perché il ritmo cambia sempre e nella PS1 ci sono dei bambini che corrono intorno alla piazza e ti facevano perdere dei frame e quindi ti sminchiava tutto il ritmo e perdevi. Io non sono mai riuscito ad arrivare a 1000, ve lo dico. Il massimo è tipo 300, penso di aver raggiunto. Vediamo se riesco ad arrivare a 50. Va bene, ci rinuncio, perché sennò rimango qui 5 ore, già lo so. Cosa vuol dire che non ci sono stanze disponibili? Mi dispiace, ma è tutto pieno. Come? Sta scherzando? Io ho prenotato! Cazzata nera. T'ha tanta paura io. Questi signori di città sono proprio cattivi. Mi dispiace, ma oggi è tutto pieno. Mamma mia, quanto lavoro. Su, togliti dai piedi. Madonna, quanta cattiveria. Incredibile. Dica pure. Gli mostro il biglietto. Questo? Questo biglietto è strano. Ma è falso. Negli ultimi tempi ne girano parecchi. Uffa. Dai, non te la prendere così. Su, non piangere. Guarda che ti regalo.
però. Chiedi a Jack della traversa come si gioca a carte. Dica pure. Oggi che spettacolo c'è? Oggi c'è Sarò il tuo passerotto, del gruppo teatrale Tantarus. Che gruppo è Tantarus? I Tantarus sono un famoso gruppo teatrale del regno di Lindblum. Ci sono anche nuovi attori quest'anno. Che storia è Sarò il tuo passerotto? È la storia di un amore impossibile fra due giovani di diverso ceto sociale. Parlami di Alexandria. Alexandria è un regno pacifico governato dalla regina Bran. Chi è Bran? La regina Bran ha una figlia molto bella, Garnet. La conosci? Dimmi tutto su Bran. Ultimamente girano strane voci sulla regina. Chi è la principessa Garnet? Oggi è il compleanno della principessa, compie 16 anni. La principessa è bellissima, è il gioiello del nostro regno. Garnet è davvero così bella? È la donna più bella che il regno di Alexandria abbia mai avuto. Ok, leviamoci dalle palle. Abbiamo già un bel numero di informazioni. Quindi oggi si festeggia la principessa Garnet con un'opera teatrale. Accidenti! Con quel botto mi hai fatto staccare l'insegna. Ecco fatto, così è a posto. E anche per oggi ho finito. Senti, mocciosetto, prima al botteghino ti hanno detto che il tuo biglietto è falso. Non è forse così? Sì. Se diventi il mio schiavetto ti faccio vedere il teatro. Allora, sarai il mio schiavetto? No. No, allora ciao! Per proseguire con la trama bisognava dirgli di sì. Però abbiamo altre cose da guardare. Classifica del salto alla corda. Qui abbiamo gli score, i primi tre score del salto alla corda che abbiamo fatto. Collirio. Ciao, ti ricordi di me? Adesso dobbiamo rubare. Allora, dobbiamo aspettare che la bambina esca di casa. Oh, giovanotto, non credere di riuscire ad infilarti nel castello in barca per guardare lo spettacolo. Ci provai l'anno scorso, ma vi beccarono subito. Oggi le navi volano pure, ma i miei tempi andavano solo per mare. Classico boomer. Non trovo più il mio amico Miao. Se lo trovi, me lo dici? Sì. Grazie, bambino. C'è una corda da tiro. Oh, hai ottenuto una delle carte preferite di Hippo, carta Ironet, carta Goblin, carta Fang. Ecco qui il nascondiglio segretissimo di Hippo. I bambini più infami della città. Qui è uscita? No, ancora qui. Comunque possiamo anche prenderle dopo, quindi non mi preoccupo. Allora, sarai il mio schiavetto? Va bene. Bene, ti affitterò alla tua prima missione.
Controlla se viene qualcuno. Schiavo. Madonna. Disrespettati proprio. Tutto sotto controllo? Sì. Ricevuto. Passiamo all'esecuzione del piano. Senti, tu sei Jack della Traversa? Come fai a sapere il mio nome? Scommetto che vuoi giocare a carte con me, non è così? Non conosci le regole? Allora te le spiego, mi sei simpatico. Seguimi. Bene, cominciamo dalle nozioni base di gioco. Per giocare devi avere almeno 5 carte. Quando vuoi giocare con qualcuno, basta premere X. Non tutti però hanno la passione per le carte. Ok, ora qua c'è tutto il tutorial. Comunque ve lo spiego io, che se no ci mettiamo un quarto d'ora solo per capire come si gioca. Ah, devi sapere che mi chiamano Jack della Traversa solo in questo borgo. In giro mi chiamano con altri nomi, ma sono falsi. Vuoi sapere il mio vero nome? Te lo dirò solo quando diventerai un esperto giocatore. Grazie, signore. Facciamoci una partita a carte. Ho sbagliato. Vuoi giocare con me? Ti avverto, non è facile. Tetra Master, scegliere 5 carte per giocare. Allora. Comincia la partita, si conquista la carta avversaria poggiandole accanto a una carta con un triangolo giallo. Sì, in effetti, così conquisti le carte. La partita finisce quando i contendenti hanno terminato di poggiare le carte sulla griglia. Vince chi possiede il numero maggiore di carte. Se una carta, come questo qui che ho selezionato, Skeleton, ha delle frecce che vanno contro a un'altra carta nemica, si crea uno scontro. E chi ha il punteggio maggiore di solito vince, ma non è sempre così, c'è moltissimo RNG. Tipo io qua ho perso malissimo, ma perché sono scemo io. Ci sono carte con nessuna freccia e sono completamente inutili. Su Final Fantasy 9 il gioco di carte non ha, cioè, fine a se stesso, non è come Final Fantasy 8 che puoi trasformare le carte in qualcos'altro, in oggetti o oggetti, è semplicemente un minigioco a sé stante. Va bene, direi basta, era giusto per mostrarvi, io non giocherò mai durante questa run. Comunque possiamo già ammirare quanto era profondo a livello di cura, e che all'inizio del gioco ci sono già due minigiochi. Sto andando alla ricerca del gatto per il tizio, per il bambino. Comunque questo bambino col cappello da Merlino, seguimi, non ti fermare. Dicevo, non sappiamo nemmeno come si chiama. Su, vedete, puntini, ci mettono semplicemente dei puntini di domanda, quindi non si sa. Comunque, dicevo, riguardo alle carte, ci sono dei numeri e delle lettere. Quei numeri indicano come la carta attacca, quanto potenza ha, quanto difesa ha. Comunque ci sono delle regole avanzate e incasinate. Per chi si chiedesse cosa fossero quei numeri.
Dobbiamo salire sulla torre. Vai tu per primo. Ok. Ah, sei proprio scemo. Ti ho spaventato, Coupeau. Ti presento Coupeau, il mio amico Muguri. Coupeau! Lui invece è il mio schiavetto. Trattalo bene, mi raccomando. Piacere, Coupeau. Mi sei simpatico, Coupeau. Ti iscriverò sul registro dei Moguri. Chiama noi Moguri se vuoi salvare sulla file di salvataggio. Abbiamo anche le tende dove puoi. Coupeau. Hai capito? Sì. Sono sempre ai tuoi ordini, Coupeau. Dai, ora saliamo. Vuoi sbrigarti? Coupeau, sei qui? Ciao, Stiltskin. Dove vai conciato così, Coupeau? Di nuovo in viaggio? Sì, ma stavolta sarà un viaggio molto lungo. Mi lascerai di nuovo solo, Coupeau? Dai, non fare così. Ti scriverò, vedrai. Va bene, Coupeau. Allora, ciao. Salutami, Monshu. E tutti gli altri sul castello. È un tuo amichetto? Sì, è il mio amico Giramondo, Coupeau. Oh, che cavolo fai? Ti vuoi dare una mossa? Madonna, incazzato. Vuoi salvare subito? I Moguri, come quasi sempre nei Final Fantasy, beh, in realtà no. Però in questo Final Fantasy ci permettono di salvare. Ah, ops. Ho un sacco di salvataggi di questo gioco, ovviamente. Salviamo una nuova partita. Tenda Mugunet. Ti svelerò tutti i segreti del Mugunet, Coupeau. Il Mugunet è la rete di corrispondenza postale di tutti noi Moguri. Un sistema che permette di mandare o ricevere le lettere. Ultimamente non c'è nessun Moguri disposto a fare da Mugu postino. Che disgrazia. Coupeau. Perciò volevo chiederti se potevi occupartene tu, Coupeau. Con piacere. Devo chiederti un favore, Coupeau. Consegneresti una lettera a Monty? Grazie, Coupeau. Se non ci sbrighiamo, lo spettacolo comincia. Che fai? Muoviti. Non soffrirai mica di vertigini. Sai qual è il segreto per non fartene venire? Non pensarci. Non abbiamo molto tempo. Dobbiamo fare in fretta. Ci rifiamo. Dai, non avere paura. Ah, che imbranato. Su, non è niente. Ma senti un po'. Tu come ti chiami? Vivi. Che nome strano. Io mi chiamo Puck, non dimenticarlo. Uffa, siamo arrivati finalmente. Attraversate queste mura, siamo nel castello. Andiamo.
scena in CGI. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi un'opera teatrale da noi realizzata, ispirata ad una vecchia leggenda. La protagonista, la principessa Cornelia, viene allontanata dal suo dolce innamorato Marcus. Suo padre, il re Lear, sventa il tentativo di fuga di Cornelia dal castello dove la tiene segregata. La storia comincia con Marcus, che viene a sapere dell'accaduto e punta la spada contro il re Lear. L'opera ha inizio. Preghiamo la regina Bran, Garnet e i nobili tutti quanti qui riuniti di tenere a portata di mano un fazzoletto. Uccise i suoi genitori. Ora vuole sottrargli l'amata. Che crudele! Non ha speranze. Per il nostro amico uccideremo il malvagio re Lear, signor sì. Sono arrivati i soccorsi, amico. Non vi mischiate. Ormai siamo in ballo. Il re Lear ha ucciso anche i miei fratelli. State indietro, branco di insolenti. Non avrò pietà per gli impudenti come voi. Come osate puntare la spada contro di me? Re Lear, conoscerai anche tu la sofferenza. La pagherai per ciò che hai fatto. Magia X? Che cos'è? Usa magie terribili. Ok. Abbiamo visto che i personaggi stanno veramente recitando. Nascondono anche i loro dialetti. Zero di danno. Questi sono, non sono magie, sono effetti speciali. E infatti sono tutti, hanno tutti dei nomi falsi. Firada, Zankta. Tutti nomi storpiati. Con quadrato o X nella versione per Steam su PC si può togliere l'HUD e vedersi tutte le animazioni per bene, anche perché su questo gioco ne vale la pena, sono veramente fatte bene.
ci sono alcune magie veramente spettacolari. Marcus, non finisce qui. Fermo lì. Blank, togliti. Gina, rifletti un attimo. Se Cornelia sposa il principe Snyder, i due regni potranno vivere in pace. Che diavolo dici? Solo quando sarà tutto risolto, tornerà a regnare la pace. Yeah. Un altro minigioco. Siamo tipo a mezz'ora di gameplay e ci sono già stati tre minigiochi. In guardia, forza, combatti. Ora bisognerà premere a tempo questi tasti per 50, cioè ci sono 50 input e noi dobbiamo rispettarli. Se rispettiamo tutti entro un certo tempo ci danno il migliore dei premi che si può ottenere, ed è veramente tanta roba lì. Arrendi? Accidenti! 200 spettatori, 100 sono rimasti soddisfatti. La regina Bran è rimasta soddisfatta. Vuoi ripetere il duello? Direi proprio di no. Ti hanno lanciato 10.000 ghoul. Capito perché ne valeva la pena? Puff. Ti sei cambiato, Gidan? Sì, ma questo elmetto puzza un po'. Il tuo solo un po'? Il mio come una fogna. E l'armatura mi va piccola. E la schiena mi prude. E gli stivali sono bagnati. E i guanti sono viscidi. E le tasche sono piene di briciole di biscotti. Invece di lamentarti, piuttosto, l'hai portato con te col coso? Certo che sì. Bene, io vado a mettere il sonnifero nella tazza da tè della principessa Garnet. E io a consegnare il regalo alla nostra leggiadra regina. Bravi loro che fanno le ninne. Siamo dentro il castello di Alexandria. Ci siamo riusciti a infiltrare senza problemi. Secondo le coordinate che ci ha dato il boss, salendo su questa scala si dovrebbe arrivare ai posti d'onore della famiglia reale. Ok, andiamo. Gidan, sta cominciando la scena di Marcus che entra nella residenza di Cornelia. Dobbiamo portare a termine il piano prima che finisca l'opera. Ok, siamo riusciti a infilarci nel castello. Direi che per questo primo episodio può bastare. Continueremo nel prossimo. Ciao ragazzi, grazie per aver visto il video. Ciao ragazzi.